Eccoci qua, cerchiamo insieme di capirci qualcosa sulle nuove normative che il cornuto bastardo Magno produce lui alla diarrea da DPCM, d'accordo? Allora io stamani ho ascoltato Radio Tremondo, Rai News, e ho ascoltato anche Prima Pagina su Radio Rai 3. Lo faccio una volta al mese, non di più. Potrebbe turbarmi, potrebbe recarmi gravi danni alla salute. Dunque, questi hanno battuto molto su un argomento: la questione delle mascherine. Aspettate un attimo che chiudo la finestra che c'è casino. Mascherine. Dunque, secondo i miei conti, che io faccio partire dal 23 di febbraio, non porto la mascherina da allora. Loro fanno partire i conti dopo la disinformazione e scoprono che la mascherina diventa obbligatoria nei luoghi chiusi. Che vuol dire tutti i mezzi di trasporto, tutti i negozi. Va bene, sono uscita, sono andata nel mio supermercato dove fino ad oggi, badate bene, non è quello dell'altra volta, quello dell'altro video, quello l'avevo già boicottato prima, è un altro che è sempre nel mio quartiere, dove non me l'hanno mai chiesta, la mascherina adesso la devi portare. Dico, beh, non ce l'ho dietro, ti ringrazio, sei stata molto corretta, mi hai preavvisato, c'ho giusto due cose da prendere e vado. Ah, no, 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 te la devi mettere, te ne diamo una noi. Cosa gli ho detto io? Volete della mascherina usata? No, guarda, sai, ce l'abbiamo lì. No, no, gli ho detto. Arrivederci, grazie. Bene, sono ritornata a casa. Ottimo, don't worry, we happy. Non bisogna preoccuparsi quando ci sono difficoltà, bisogna prenderle come occasione di crescita. Dunque, il mio primo pensiero è stato: siccome questi adesso vogliono raccogliere soldi con questa menata delle mascherine, è ovvio che non c'è nessun miglioramento, anzi dei seri peggioramenti dentro questi provvedimenti della famosa fase 2, porco 2. Ho deciso che se mai sarò costretta a mettere quella mascherina, deve essere per il mio più grande vantaggio. Intanto il mio più grande vantaggio sarebbe se si decidessero questi stronzi al governo a far sì che i dentisti possano fare lavori strutturali. Dopodiché sarò molto felice di mettermi una mascherina per andare su un mezzo pubblico, per andare dal mio dentista e dovrò ben levarmela sta mascherina se deve farmi il lavoro ai denti. Dopodiché, siccome molto probabilmente gli devo lasciare la protesi, sarà assolutamente a mio vantaggio poter tornare a casa con la mascherina, perché i denti non ce li ho. E quindi mi può venire comodo. L'altro motivo per cui sarei molto felice di indossare la mascherina è quello di andare al mare. Quindi, se mi metto la mascherina, voglio ottenere il massimo del beneficio e poter dire: d'accordo, mi tocca piegarmi a questa legge, a queste leggi di merda, ma almeno io ne ho un vantaggio, tipo vado a prespirarmi un po' di iodio sul mare che mi fa tanto bene per la mia salute. Vado a trovare il fratello che sta in un'altra città della regione? Oppure ancora, terza opportunità, mi metterò la mascherina per prendere i mezzi pubblici, però vado a comprare dove lavora mio marito, dove posso garantire a mio marito di non perdere il posto di lavoro per mancanza di fatturato. Quindi ho detto, aspetta, prima di allarmarti, andiamoci a cercare il benedetto. Vi sposto un attimo e vi faccio ascoltare un po' il mio audio nella lettura di quello che ho trovato su internet. Perché dovete sapere che i decreti legge non si trovano più in forma di gazzetta ufficiale, completi in ogni loro parte, come da ragazzina andavo a cercare per mio padre nella libreria giuridica, no? No, non ci sono. Tu devi andare sul sito della gazzetta ufficiale.
Lì trovi qualche stralcio, poi ti devi spostare, devi andare sulla protezione civile, poi ti devi spostare, devi andare sul MISE e dopo che sei riuscita a fare tutto questo collage, forse, ma forse come cittadina, senza dover avere l'ausilio di un avvocato, forse riesci a sapere esattamente che cosa è tuo diritto, che cosa te è tuo dovere. Voglio ricordare a tutti che la Costituzione prevede il diritto per i cittadini di avere leggi chiare, comprensibili e accessibili. Quindi adesso clicco qua, perché quello che mi stanno aiutando è anche usare il computer. Ah, sto facendo delle cose incredibili. Clicco qui e andiamo a vedere la Gazzetta Ufficiale. Dunque, clicchiamo su Google e scriviamo decreto. Decreto quale? Ci siete ancora? Dovete scusarmi, ma io sto ancora imparando a utilizzare il mio PC che ha una chiavetta. Non ho un collegamento Fastweb, quello... no, non ce l'ho, c'è una roba proletaria. Allora, vediamo un attimo se riesco a spostare questa finestra da qualche parte. Non credo, perché io volevo leggervi che cosa dice il decreto. Ok? No, non riesco a fare due cose in contemporanea. Non riesco a leggervi che cosa dice la Gazzetta Ufficiale. Devo fare un altro modo. Eccomi di nuovo qui. Sto tentando tecnicamente di leggere quello che c'è scritto in Gazzetta Ufficiale e allo stesso tempo di farmi riprendere dal video, ma non ci sto riuscendo. Quindi farò magari un po' di incolla a pezzi nel video. Io sono andata a vedermelo il decreto del 30 aprile. Oh, per farla breve, si parla intanto di carceri. Tutto quello che riguarda le intercettazioni, nelle carceri e più o meno diritti, doveri di colloquio dei carcerati. Poi si parla dell'applicazione Immuni. Io vi suggerisco di usare l'applicazione Neuroni, che è meno costosa e ce l'avete già nella testa. E infine ci sono le disposizioni finali. Io, in mascherina, io lì non ho letto niente. Ora andiamo a cercare qualcos'altro. Vediamo se ci riusciamo. Allora, dunque, no. Non è il decreto del 30, è il decreto del 26, del 26 aprile. L'ho trovato in formato PDF, sono la bellezza di 62 pagine, no? Invece di leggersi un bel libro si legge queste stronzate. Allora, da quello che ho capito io, semmai qualcuno mi correggerà dei tanti che pubblicano video sull'argomento, dal momento che mi pare che anche gli avvocati si trovano in seria difficoltà a capirci qualcosa quando si devono leggere decreti su decreti, decine e decine e decine di pagine che si ripetono anche. Da quello che ho capito io, dunque, la mascherina intanto dovresti indossarla soltanto se non si riesce ad avere la distanza di 1 metro, tanto per cominciare. Poi che mi si venga a scrivere in un decreto che va bene anche un pezzo di stoffa che copre naso e bocca, mi lascia alquanto perplessa. Che mi si venga a dire che se t'azzardi ad avere un colpo di tosse, che se t'azzardi a soffiarti il naso, che se t'azzardi a starnutire,
devi essere messo separato, allontanato dagli altri perché sei un infetto, mi sembra una cosa anche questa piuttosto grave. Cari iscritti, probabilmente riusciranno a impormelo in qualche modo di mettere questa mascherina, ma ripeto, sarà con il mio massimo vantaggio. Italiani, guardate un po' cosa stanno facendo i cittadini in California. Andatevi un po' a cercare i cittadini della California che si sono rotti le palle, del lockdown, che si sono rotti le palle di farsi prendere per il culo da Bill Gates, dai vaccini, eh? Guarda un po' cosa hanno fatto. Sono entrati in armi nel Parlamento della California. C'è ancora una cosa che volevo aggiungervi, italiani. Io il sangue per voi non lo do, eh. No, no. Il fratello di mio padre, a 21 anni, ha lasciato il suo sangue dentro un lager. Quello di Emmer, Dortmund, Germania. Io mi chiamo Bregoli di cognome e Bregoli era il cognome di questo ragazzo finito in una fossa comune con i soldati dell'Armata Rossa. Italiani! Io il mio sangue per voi non lo do perché è già stato dato. Adesso il sacrificio di sangue, beh, dovete tirarlo fuori voi, tanto per cominciare. A me ma basta e m'avanza, brutti stronzi, brutte stronze soprattutto, che mi devo mettere la mascherina dopo 70 giorni per andare a fare la spesa. Ma andate a fanculo.